7 anni sulla piazza, 7 anni sul tessuto economico e sociale del territorio e della città di Sulmona, 7 anni di avanguardia nel vero senso della parola, una condanna, ci scherza qualcuno, ma soprattutto una garanzia. L'avanguardia degli impianti, l'avanguardia della ricerca scientifica, l'avanguardia delle attività poste in essere dal lab che si è conquistato anche clienti da fuori regione. Un traguardo ragguardevole che è stato celebrato proprio in queste ore per il centro in questione. Oltre 30 anni di attività in studio monoprofessionale, mi sono reso conto che con la super specializzazione in odontoiatria era importante fare squadra, cioè ognuno doveva occuparsi di qualcosa, quindi riuscire a delegare, perché fare tutto da solo è praticamente impossibile. Siamo diventati un centro di riferimento per il comprensorio e non solo, lo posso dire proprio a testa alta, perché vengono pazienti sia dalla regione ma anche da fuori regione, tant'è che abbiamo delle convenzioni con strutture alberghiere che per quanto riguarda interventi un po' più complessi facciamo in giornata o al massimo il giorno dopo. Questo sicuramente è un aspetto positivo perché. Ma la cosa più importante è che facciamo aggiornamento continuo. Oggi è la giornata della chirurgia implantoprotesica guidata, che è una implantologia minimamente invasiva. E questo per stare sempre, diciamo, all'avanguardia, come siamo condannati a migliorare. E questo è il nostro, diciamo, leitmotiv, cioè impegnarci in prima persona e soprattutto fare formazione, fare squadra. E sicuramente che nella chirurgia guidata la squadra è fondamentale perché si parte da un'impronta ad arrivare a una dima chirurgica che permette di essere minimamente invasivi, quindi molti vantaggi per il paziente, meno gonfiore e soprattutto predicibilità del manufatto protesico. Oggi è una giornata di formazione che condividiamo insieme a un gruppo di clinici delle nostre strutture. Siamo un gruppo ormai regionale, grazie a Dio, condividiamo queste esperienze con clinici della zona e anche di fuori. E come laboratorio ci siamo impegnati in questi ultimi anni nel cambiare sostanzialmente proprio la tipologia delle nostre lavorazioni, sempre più digitali, sempre più avanti nella tecnologia, nel cercare di fornire alle nostre strutture, ai nostri, diciamo, tra virgolette, pazienti, ai nostri clinici, manufatti predicibili, come diceva il dottore prima, manufatti che siano minimamente, diciamo, da ritoccare, protesi fatta con minor stress per tutti gli operatori. Le parole d'ordine del passato sono state sicuramente fare sistema. E oggi noi siamo un gruppo con 5 sedi, abbiamo diverse società lungo la filiera del dentale e questa visione di fare sistemi, di integrare i processi lungo la catena del valore è stata probabilmente una delle strategie che ci ha consentito di affrontare il mercato e di essere competitivi. Oggi siamo un gruppo di quasi 100 persone, collaborano con noi quasi 100 persone, per cui fare sistema sicuramente è stata la parola d'ordine vincente, almeno dal nostro punto di vista. Ma per il futuro sicuramente digitalizzazione e innovazione, queste saranno, diciamo, le parole d'ordine per quanto riguarda il futuro. E poi un'altra parola d'ordine sulla quale puntiamo molto è l'attrattività dei talenti. Dovremmo essere bravi ad attrarre le competenze, i talenti delle persone e soprattutto cercare di creare le condizioni affinché questi talenti possano essere utilizzati al meglio.